Al piccolo Bellini, Gretel e Gretchen di Claudio Buono, una rivisitazione della celebre favola di Hansel e Gretel dei fratelli Grimm, in chiave contemporanea ma che ci fa capire come l'infanzia lascia dei segni sulle nostre vite. Il regista Gabriele Russo era con noi in città. Non era necessario renderli così buoni. Non c'era nessuna formula magica in quei maledetti dolci, anzi, solo abilità. L'abilità di quelle bianche, ossute mani di strega. Eppure in tanti anni non siamo mai riusciti a ritrovare quel sapore. Come fai a spiegartelo? Hai ragione. La strega preparava dei dolci normali, ci sparava su un bel abracadabra e via. Tanto so bene dove che vuoi arrivare. No, Sottile, Axel. Sai essere spaventosamente sottile quando ti ci Ma metti. no, io. Certo! L'unica spiegazione logica al sapore di quei dolci era la magia. E chi era l'unica depositaria di quella magia? La strega. E chi ha ucciso la strega? Io. Non è L'ho assolutamente. fatto per salvarti la vita. Lo so, non E volevo. ora sei qui ad accusarmi, sottilmente, perché non hai il coraggio di dirmelo in faccia, che è colpa mia se non riusciremo più ad assaggiare i dolci simili. Greta l'avrebbe dovuto chiedere alla signora strega. Mi scusi, signora strega, non è che per cortesia potrebbe svelarmi il segreto dei suoi squisiti pasticcini prima che la scaraventi nella fornace? Non è assolutamente vero, te lo giuro, grazie. Certo. Gabriele Russo, regista di Gretel e Gretchen, questa rivisitazione della famosa favola di Hansel e Gretel dei fratelli Grimm, naturalmente. Ecco, come mai questa favola, Gabriele? Poi mi spieghi se questi bonbon sono buoni, perché insomma, vedendo un po' lo spettacolo, potrebbero essere Sì, anche avvelenati. Mi avvelenati. avveleni? No, non ti avvelenerei mai. La scelta è caduta per una serie di casualità un po' lunghe e tortuose da spiegare, però comunque quello che mi fa piacere è di aver conosciuto un autore molto giovane. Cercavo da tempo un testo contemporaneo da fare in uno spazio diverso da quello della sala principale. Ricordiamolo, Sì, qui. Claudio. Claudio Buono, un giovanissimo autore 25enne che ho avuto modo di conoscere all'interno di una rassegna, ho letto i suoi testi e fra questi mi aveva appassionato questo Gretel e Gretchen, che sarebbe la storia di Hansel e Gretel 20 anni dopo, praticamente pagano, diciamo, i segni dell'infanzia in maniera particolare. Senti, vogliamo ricordare gli attori che sono giovanissimi e devo dire bravissimi. Sì, bravi. È una serie di combinazioni. Io mi sono appassionato al talento di queste cose che ho conosciuto, cioè un autore che abbiamo nominato. Poi avevo avuto modo di vedere in una rassegna, nella stessa rassegna che è quella della Corte della Formica, una rassegna interessantissima, avevo avuto modo di vedere Diletta Acquaviva con un monologo straordinario. Gretel. Gretel. Bravissima. Poi ho letto Gretel e Gretel sembrava scritto apposta per lei. Poi ho conosciuto un altro ragazzo, sempre all'interno della stessa rassegna, che sembrava Hansel. Quindi mi sono, diciamo, appassionato al talento di queste persone. E poi diciamoci la verità, noi rimaniamo sempre un po' tutti bambini e ci piace anche ricordare la nostra infanzia e perché no sognare. Sì, assolutamente. Ho dimenticato soltanto anche di dire come sono arrivata anche alla terza persona del cast, che è Raffaella Pontarelli, La strega. la strega con la quale avevo collaborato già in Bizzarra ed era perfetta per il ruolo. E infatti devo dire sono contentissimo di loro. Sì, dicevi i sogni? Che rimaniamo sempre tutti un po' bambini. E Sì, ci assolutamente. piace questa dimensione. Sì, questa dimensione di bambini che, diciamo, hanno. Diciamo sono turbati dall'infanzia che hanno avuto, infatti è una commedia noir, c'è questa atmosfera un po' noir Noir. proprio, da film noir, anche le musiche, questo mi ha appassionato altrettanto, diciamo che i desideri dei bambini poi da grandi se non vengono risolti diventano una gabbia. Insomma, è da vedere comunque fino al 26 febbraio al Sì, Piccolo del Teatro Bellini. fino al 26 febbraio al Piccolo del Teatro Bellini, all'intervallo ci sono i dolcetti che in scena sono avvelenati, E poi speriamo non il diciamo sabato. che cosa succede, No, non però lo lo posso diciamo. mordere Sì, adesso. lo puoi mordere, Ok. mordo anch'io che è buonissimo. Vai. Faccia come le pare, quanto vuole, per interrompere il banchetto. Cosa, tutto il banchetto? Sì. Allora aspetti, mi faccio
love che sta città. Termina qui un'altra puntata di In Città, il vostro settimanale di teatro, libri, musica ed arte. Per contatti, lorenzaliscienziati@fastwebnet.it. E ricordate che in città accadono sempre tante cose. Basta cercarle, vi aspetto puntuali alla prossima puntata.